Cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo e siamo arrivati alla terza puntata sulle piante medicinali. Questa volta l'argomento riguarderà la parte più nascosta di un vegetale, le sue radici. Non parleremo dei bulbi o di tuberi, ma delle classiche strutture che reggono la pianta, che come cannucce traggono dal suolo i minerali necessari a tutte le funzioni più importanti. E da questo deriva la loro ricchezza di sostanze speciali. Sigla. Nelle prime due puntate abbiamo descritto come si prepara un infuso, oppure cos'è un decotto e come si ottiene. Le piante disseccate si possono usare così per diversi mesi, ma poi vanno sostituite. Possiamo però ottenere un preparato più pratico e durevole, attraverso un trattamento di macerazione. Ciò vuol dire che mettiamo in ammollo con acqua e alcol un vegetale a pezzetti per un certo periodo di tempo. In questo modo si otterrà un prodotto medicinale o cosmetico, facile da usare ed efficace per più tempo. Ecco come. Si acquista un litro di alcol per uso alimentare a 95% e si tiene pronto un contenitore di vetro da 1,5 litri con coperchio a vite o che sia a chiusura stagna. Si pulisce da residui terrosi, marciume, eccetera, la radice prescelta in giusta quantità, ridotta in pezzi la si tritura con il frullino, non troppo finemente, si versa nel contenitore 0,5 litri di alcol, aggiungendo subito 2 bicchieri medi di acqua. Si aggiungono i frammenti di radice nella quantità giustamente prevista, circa 1 tazza fino all'orlo. Si chiude il tappo ermetico e la si lascia a temperatura ambiente in un luogo sicuro, non al sole, per 40 giorni. Ovviamente aumentando le dosi vanno aumentate le proporzioni. Per il trattamento delle radici è un'ottima soluzione, ancor meglio che il decotto. Si acquisterà un certo numero di botticini contagocce di adeguata misura, a seconda se si voglia suddividerlo in piccoli contenitori da portarsi dietro o da regalare, oppure da tenere in casa solo per sé. Vediamo alcune radici le più facilmente reperibili. La canna comune, Arundo donax, è un'erba stabile e durevole, tra le più importanti, indispensabile alla nidificazione di una grande quantità di animali, soprattutto di uccelli, viene impiegata in moltissimi usi, persino nella fabbricazione delle cosiddette ance, ovvero le lamine vibranti nell'imboccatura del clarino e altri strumenti musicali. La pianta è formata da un fusto lungo, vuoto all'interno, intervallato da nodi di rinforzo e avvolto da lunghe foglie, terminanti in un cimalino piumoso alla fioritura. È alta in media 3 metri e forma ampi raggruppamenti, specie lungo i fiumi o dove ci sia presenza d'acqua. Con una robusta base legnosa e una radice profonda e stabile, dall'aspetto non si direbbe una graminacea, cioè parente del grano, ma la radice liberata dalla scorza, ridotta in polvere, è praticamente una farina che si può unire a quella d'uso comune per farne il pane. Con la radice ridotta in piccoli pezzi si può preparare un decotto o un macerato dalle ottime proprietà medicinali. Farà bene alle vie respiratorie in caso di raffreddori o di influenza. 1 tazza al mattino dopo colazione, 1 dopo pranzo e 1 dopo cena. Gioverà ai bronchi, se c'è anche un po' di bronchite e se si è formato del catarro, che ci fa tossire, perché diminuisce l'infiammazione di qualunque tipo. Così per via esterna, sulle braccia o sulle gambe, con impacchi ai muscoli e se c'è dolore diffuso. O anche dopo una botta, ad esempio al ginocchio, allo stesso modo. E con il decotto si porterà beneficio anche alle vie urinarie. Un'altra radice davvero provvidenziale e altrettanto comune è quella della cicoria, Cicorium intibus. La pianta selvatica è spesso priva di foglie, che seccano presto, presentando il suo bel fiore azzurro, inconfondibile. Non supera poco più di 1 metro, ma in media misura 20 cm. Appartiene alla stessa famiglia delle margherite, quindi è un'asteracea. Conosciuta da sempre, la radice tostata e macinata diventa il famoso caffè di cicoria, ottimo e energizzante. E se ci fosse un'infiammazione alle gengive, a volte davvero fastidiosa, useremo 40 gocce di macerato di radice o le solite tazze di decotto, 3 volte al giorno. Anche il cuore ottiene un beneficio. Viene regolato il battito cardiaco e si abbassa la glicemia nel sangue. Una dote davvero salutare è quella di proteggere le funzioni del fegato e di migliorare lo stato fisico dei reni. Aiuta anche il colon irritabile. Disintossica al completo l'intestino grasso.
contiene inulina che favorisce la crescita della flora intestinale e aiuta egregiamente il retto in caso di stitichezza temporanea. Una pianta parente della malva, una malvacea quindi, ha una radice medicinale, è l'altea, Altea officinalis, considerata ornamentale per i suoi grandi fiori a campana, bianchi, rosa o rossi, con foglie a cuore, raggiunge il metro e mezzo. Le sostanze emollienti della sua radice sono un rimedio risolutivo per le forti infiammazioni, come le faringiti che tormentano la gola, oppure se ci tortura da ore un'intollerabile tosse secca, con gran sofferenza dei bronchi, e se soffrite di acidità, con il solito reflusso, e non volete prendere troppe medicine, ne gioverà lo stomaco. Naturalmente con queste facoltà rinfrescanti serve d'aiuto in tutte le infiammazioni. Quella alle vie urinarie può essere mitigata da un suo decotto o dal macerato, anche per l'intestino retto, che accusa un'improvvisa spiacevole stitichezza, si può risolvere il problema. Veniamo adesso a un delicato splendido fiorellino, la primula, Primula vulgaris, famiglia delle primulacee, la cui radice è ricca di enzimi, vitamine e sali minerali. È una pianticella di pochi centimetri che presenta una gran quantità di specie di ibridi. Tra le prime, a fiorire all'inizio della primavera, non possiede un fusto, ma solo i gambi dei suoi fiori che spuntano a mazzi, uno vicino all'altro, di color giallo chiaro. Si possono anche consumare in insalata o in minestra con varie verdure. La loro sostanza base, la primulina, agisce egregiamente sul sistema nervoso, quindi aiuta nei casi di insonnia, oppure riesce a calmare un feroce mal di testa. Anche questa radice può alleviare gli effetti di un raffreddore alle vie respiratorie. Di conseguenza, se ci fossero del catarro con tosse, potrebbero essere aiutati i bronchi. Ma non è tutto qui. La primula è utile al benessere del sistema cardiaco, cioè aiuta il cuore. Persino in caso di punture di insetto direttamente sulla pelle può alleviare il fastidio, come quello di una botta accidentale contro un ostacolo. Il decotto per il colon è un buon depurativo, da provare. In quanto alle vie urinarie, mitica il bruciore e l'effetto di una cistite. Ora parliamo di una regina delle piante medicinali, conosciuta da secoli, la bardana, Arctium lappa. Ha una forma cespugliosa che compie un ciclo completo in 2 anni fino a produrre un particolare curioso frutto, carico di semi, composto da minuscoli uncini utili a essere agganciati dal pelo degli animali, gli stessi che ha copiato l'ingegnere Georges de Mestral per inventare il velcro, un pratico sistema di chiusura di scarpe, borse e borsellini. Anch'essa è una steracea apparente delle margherite. Il gambo è rossiccio e le foglie dal lungo picciolo tra le più grandi delle piante italiane. La radice è profonda, difficile da estrarre, da raccogliere nel secondo anno dopo la comparsa dei frutti. Da fresca è abbastanza tenera. Esistono molte ricette per cucinarla ed è piuttosto gustosa. Se la taglierete subito a tondini, potrete farne infusi, decotti e macerati, molto efficaci, ottenendo un liquido intensamente amaro. Qualunque radice medicinale andrebbe seccata all'ombra, possibilmente in un luogo ventilato. Questa è un vero antiveleno, depurativo dell'organismo. Uccide molti germi con la sua azione disinfettante. Per questo è conosciuta per alleviare qualcosa che procura un certo disagio sul viso di un giovane, l'infiammazione delle ghiandole sebacee, che prende il nome di acne. È un germicida antisettico, anche della gola, che agisce in modo efficace, nonché un ottimo pulitore del sistema circolatorio. E per chi vuole un'assicurazione protettiva del fegato, organo sempre a rischio di insufficienza ed inconvenienti. Il pancreas beneficerà dell'azione antidiabetica di quelle stesse sostanze portentose, che preservano le vie urinarie da insidiose infezioni dovute a batteri tenaci e sempre presenti. Dell'iris o giaggiolo, iris germanica, fiore appariscente di maggio-giugno, che può arrivare a 1 metro di altezza, diremo che viene tuttora coltivato, perché è un'importante base per i profumi. Si tratta della sua radice, che va raccolta al terzo anno di vita. Viene usata anche come correttore del sapore in alcuni prodotti, nella fabbricazione di ciprie, dentifrici e componenti di certi liquori, per fissarne l'aroma, come il gin. A livello cosmetico, erboristico, giova senz'altro alla secchezza dei tessuti esterni, favorendone un ammorbidimento superiore a quello che può dare una crema, così che pelli molto inaridite possono riprendere la loro giusta reidratazione. Un fatto da notare è che il delizioso profumo dell'iris
si forma solo dopo 6 mesi dalla raccolta delle radici, inizialmente del tutto inodore. Completiamo le nostre radici con la valeriana rossa, Centranthus ruber, detta valeriana rubra, una pianticella rustica, perenne, un'erba da pietraia, ormai spontanea ovunque, in media alta 60-70 cm, spicca sui muri a secco con i suoi fiori rosa acceso. Le foglioline tenere e amarognole sono ottime in insalata e la radice si può cucinare. Un tempo le sostanze della pianta venivano usate dai tassidermisti, ovvero gli imbalsamatori di animali. Anche l'uso medicinale era più frequente. Si può dire però che molti considerano le sue proprietà anche superiori alla classica valeriana che troviamo in farmacia. La sua radice, seccando, odora sempre più come la pianta officinale. Quando l'insonnia è persistente, può agire sul cervello senza dare assuefazione per un periodo più lungo. È facile da trovare, anche se la radice va estratta con cura e con un certo sforzo. Ovviamente non va seccata al sole. Agisce bene sul sistema nervoso in caso di ansia, il suo macerato o decotto, ma anche un infuso con pezzetti di radice fresca sono un buon sedativo rilassante. Quando in bocca o intorno alle mascelle si forma un malessere, un fastidioso bruciore, una nevralgia, sembra che questa radice, dal forte odore, ne calmi i sintomi. Un curioso fenomeno che si verifica con il gatto di casa è l'irresistibile attrazione che la valeriana rossa attiva sul vostro animale. Sembra smaniare, sbavare, completamente intontito. Cari amici, fateci sapere se apprezzate questo tipo di argomenti e proseguite la cura prescelta per una decina di giorni. In base al vostro apprezzamento ne proporremo ancora. Iscrivetevi per sostenerci. Dateci i vostri mi piace e cliccate sulla campanella, un modo pratico per essere avvisati a ogni nuova puntata. Ciao e grazie a tutti!